virgolette c'ho questo. Meno male. Allora, Erasmo Lombardi. Ciao Mario, buonasera. Ciao Erasmo. Allora, Erasmo, una battuta di arresto prevedibile, quella di ieri? Sì, nelle premesse della vigilia, perché non ci dimentichiamo che il Campania è capolista e lo era già quasi anche la settimana scorsa, sì. Il campo ha detto qualcosa di diverso. Gaeta recrimina certamente su almeno un paio di circostanze, una su tutte, Mario, così vengo anche incontro a quello che hai detto tu, che abbiamo avuto un arbitro di Monza inguardabile, quindi c'hai ragione, evidentemente sti Lombardi sono proprio scarsi. Sarà il cognome, no, il mio cognome Lombardi, che porta male, no. E quindi niente da fare con quest'arbitro di Monza, che in tutti e due i sensi, però devo dire, non ha visto niente, non ha fischiato niente, e poi un campo incredibile che io spero mi aiutiate voi che siete lì dell'Interland napoletano a capire come abbia fatto ad avere l'omologazione dalla Lega Nazionale Dilettante. È impossibile giocarci su. Io ho attraversato il terreno di gioco per mettere la telecamera e veramente c'era di tutto, c'erano pietre, c'erano pezzetti di vetro piccolini, una cosa allucinante, io mai visto. Però a parte questo, il Gaeta poi ha perso la partita, perché il Campania è stato più bravo a capitalizzare le poche occasioni che ha avuto. Il Gaeta invece ha sbagliato almeno 3 palle gol già realizzate, e questo spiega i risultati. Abbiamo il gol, mi sembra, no? Sì, abbiamo qualche immagine che la redazione di Teletre Golf ha provveduto a mandare. Ecco l'azione iniziale con questo scorribanda centrale, palla per Narciso che è in gioco, fa fuori il portiere, come vedi, riesce a ritrovare la coordinazione per mettere dentro. Qui siamo al 20° minuto del primo tempo, è una fase di gioco. Guarda qui il Gaeta, la prima azione col tiro ribattuto, non si vedeva niente, la telecamera anche ha avuto un po' di difficoltà perché poi nel secondo tempo si è alzato il vento e arrivavano queste folate di polvere, terra, sabbia, non si capisce che era, nei nostri confronti. Qui il gol clamoroso sbagliato da Santi, che praticamente da solo davanti al portiere mette fuori, e poi quasi al 90° il Gaeta ha avuto un'altra clamorosa occasione, ma l'ha fallita a 2 passi dalla porta. Qui una delle decisioni strane, diciamo tra virgolette, dell'arbitro, questo monzese che è arrivato per sbaglio a Napoli e ci ha arbitrato la partita. Niente, è così Mario, quest'anno è un anno così, il Gaeta ha le sue pecche, sicuramente certo. Non è neanche l'ombra della squadra dello scorso anno, che ha fatto bene su tutti i campi, però devo dire, non siamo troppo fortunati. Da questo punto di vista mi sento di esprimere anche la solidarietà agli amici dell'Inter Napoli, no? Che tra l'altro andremo a trovare nella prossima trasferta, sperando che non gli vadano a risarcire i danni subiti con l'Ischia proprio nella partita col Gaeta, perché saremmo così veramente sfortunati. Senti, ringraziami Tele Etere Golfo, sì, per questo filmato. Io ti ringrazio moltissimo, sei sempre in gamba. Io ringrazio voi sempre, sì. Poi grazie quando voi, tu vieni, sì, con l'Inter Napoli, o vuoi che ti mandiamo noi il filmato? No, no, io verrò con l'Inter Napoli e magari ci sarà l'occasione, se hai la tua troupe, di scambiare qualche parola, magari una piccola. No, guarda, ti posso dire una cosa, poiché giocheranno di sabato a Marano, se voi siete consenzienti, perché il Gaeta deve dire di sì e loro giocano di sabato, verrò, sì, a vedere questa partita anche per incontrarti. Erano. Benissimo, sono felice di questo, ci vedremo sicuramente, credo che il Gaeta accetti l'anticipo al sabato così come ha fatto col Campania, e poi ho visto l'erba sul campo dell'Inter Napoli. Sì, là c'è l'erba, non vai tranquillo. Vai tranquillo. Ti saluto, grazie. Ciao Mario, buona ciao, sera. Caro, ciao caro, ciao ciao. Allora Ada, ci leggi qualche sms? Certo, dunque abbiamo questo che ci dice Luigi Danola. Buonasera a tutti, nonostante la sconfitta non l'è seguito con simpatia, perché è una squadra giovane che gioca bene ma difetta d'esperienza, e inevitabilmente contro squadre esperte può trovare difficoltà. Mister Di Maio però credo meriti un plauso già da adesso. Poi ci ha ripensato e mi ha aggiunto: sono sempre Luigi, voglio dire a Mario, perché quando riguarda i portieri la penso come lui, e ci tengo a fargli sapere che noi in porta non abbiamo Lander, ma il bravo Munao, spesso decisivo. E poi oggi a Nola ha arbitrato il Moreno della Serie D ed è stato capace di fare peggio del grandissimo Moreno contro l'Italia. Poi abbiamo quest'altro. Moreno è l'arbitro, se qualcuno non lo sapesse. Penso che quell'arbitro famoso se lo che. Tutti se lo ricordano. È Italia-Corea, grandi dubbi. Poi dopo si è scoperto che è un arbitro che aveva delle pecche. Delle piccole pecche. Piccole, è stato proprio irradiato. Radiato. È stato radiato. Allora. E ancora la Battipagliese prima in Serie D dopo oltre 10 anni. Ce la faremo a vincere il campionato? Forza Battipagliese.
Ok Adam, posso andare avanti? Perché abbiamo niente poco di meno che dalla Sicilia la nostra Emanuela Volcan. Ciao Emanuela. Mario, buonasera a te, ai tuoi telespettatori e ai tuoi ospiti. Studio. Grazie Emanuela, ti presento un ospite che, la quale mi piace tantissimo e te lo devo dire. No, è meglio che non te lo presento, va. È uno di questi quattro che c'è qua. Quando ci sei tu in fotografia dico che è una bella ragazza. Ho detto sì, fatti a collegare su Facebook e chiedi amicizia. Allora Volcan. Sì, Emanuela. Allora io ho sentito un po' che avete parlato degli arbitri, sì. Purtroppo vi devo dire che oggi anche ad Acireale abbiamo visto un arbitro veramente... Era lombardo? No, era di Nocera Inferiore. Ah no, allora qua si è colpito nel cuore. Allora... Allora ci rivolgiamo alla sezione sì, di Nocera Inferiore. La regione, però. Ci rivolgiamo alla... si è scandalizzato il nostro arbitro. E che qualsiasi arbitro allora, non va bene. Ci rivolgiamo a Nocera scusa. Inferiore di dire, vediamo se dal filmato si vedono gli errori arbitrali dal sì. filmato. Ma c'è qualcosa, però purtroppo l'inquadratura dell'operatore di ripresa non è il massimo, quindi vi preannuncio che sono un po' distanti le riprese, quindi non ci aiutano moltissimo, vi dovete solo fidare di me in questo D'accordo. Caso. Io mi fido, forse Gargiulo no, ma io sì. Allora ci fai vedere il filmato e ce lo racconti? Grazie. Allora sì, diciamo un 1-1 che avrete modo di vedere anche dalle immagini, ha lasciato davvero tantissima amara in bocca in casa Cireale, addirittura c'è stato anche qualche fischio che l'allenatore Massimo Gardano ha respinto con forza per i suoi ragazzi che davvero hanno dato il massimo. Qui vediamo appunto la Cireale in attacco, Cireale in casacca granata contro l'Interreggio che come sapete insomma anche dagli interventi precedenti è una squadra attrezzata per vincere il campionato, anche se oggi gli mancavano un paio di giocatori di quelli più importanti. Nonostante tutto, appena appiggiato sull'acceleratore è riuscita a pareggiare. Qui ci sono appunto gli attacchi e c'è la prima azione insomma dubbia con il fallo su Savanarola che non è stato punito dall'arbitro appunto di Roberto di Nocera Inferiore. Adesso vediamo sempre la Cireale in attacco praticamente costantemente. Qui abbiamo rivisto l'azione, qua c'è un calcio di punizione di Parepinto che sono mandato in calcio d'angolo e qui diciamo che c'è il preludio al gol perché c'è un calcio d'angolo e poi il colpo di testa di Lombardo. Questa invece è un'azione che riguarda Savanarola e qui c'è il gol al 42esimo del primo tempo, imperioso stacco di testa di Lombardo che è un difensore, lo ricordiamo, il centrale insieme al capitano della Cireale Fascetto. Qui siamo già nelle immagini nel secondo tempo invece dove in pratica la Cireale è rimasta forse nello spogliatoio perché qui vediamo il tiro e al secondo minuto c'è il pareggio di Lacanna sulla respinta di Zelletta e dobbiamo dire colpevolmente non è stato seguito Lacanna, troppo facile per lui correggere in rete la traiettoria della palla. Poi dopo qualche minuto di sbandamento la Cireale ha ripreso le fila del discorso iniziato nel primo tempo con Massimo Gardano che ha cercato di mettere forze fresche, come vedete Puglia al posto di Zumbo, in pratica eravamo con 5 under in campo e al Cireale come detto e come vedete dalla immagine era costantemente in avanti e ha creato non pochi problemi al portiere Cutrupi dell'Interreggio che invito a seguire perché è un ragazzo del 93, un portiere del 93 con un fisico veramente considerevole e ci ha fatto vedere anche delle ottime capacità tra i pali, attentissimo come vedete anche in questa azione ad anticipare Maffucci. E poi la Cireale ha ripreso, continuato a mettere forze fresche in campo con il giovanissimo Tomarchio, in questo momento l'avete inquadrato, poi anche Mister Di Maria ha provato qualche correttivo perché appunto si soffriva, insomma l'Interreggio ha sofferto moltissimo la Cireale, Di Maria poi ha dichiarato che più che altro ha sofferto sui calci piazzati, ma come potete vedere sulle palle da fermo, insomma, ma come potete vedere anche
un po' in tutte le azioni sono stati creati problemi per l'Interregio. Qui poi c'è un episodio particolare, in pratica c'è stato un fallo su un giocatore della Cirale, l'arbitro non ha dato la punizione, Massimo Gardano ha protestato oltremodo ed è stato buttato fuori, quindi la Cirale ha finito con il proprio tecnico nello spogliatoio. Ancora qualche azione, qua c'è un ultimo calcio d'angolo, pensate, la Cirale ne ha battuti 12 e l'Interregio 4, questo diciamo a dimostrazione, e qui appunto è finita la partita con un 1-1, ripeto che ha lasciato molto molto l'amaro in bocca, seppur ha confermato le buone doti della Cirale, che però purtroppo in fase realizzativa poi lascia un po' a desiderare, quindi un gol in 4 partite, però finalmente diciamo ci siamo sbloccati in attacco, quindi partiamo da questo, diciamo ripartiamo da questo. D'accordo Emanuela, ti ringrazio, voglio dire che abbiamo voluto che le nostre società, le nostre squadre, i tifosi, allenatori vedessero questa Interregio e questa Cireale per potersi regolare. L'Interregio va per il campionato e voi invece andate per salvarvi, per cui in ambedue i casi siete interessati alle nostre campane, ok? Grazie. No, grazie a te, ci sentiamo alla prossima, d'accordo? Grazie, buon proseguimento di trasmissione, alla prossima. Ciao Emanuela, ciao. Allora